Immaginate di camminare in un sentiero del nostro Appennino bolognese dopo aver visitato un'antica pieve o la casa di Giorgio Morandi o il parco della villa di Guglielmo Marconi, così come grotte o borghi nascosti, e all'improvviso compare sul sentiero un musicista o un narratore, un artista circense che si esibisce al vostro passaggio per voi che siete arrivati in una radura o in un punto suggestivo del vostro itinerario. Questo è Crinali, un macro contenitore di eventi che ci terrà compagnia da quest'ultimo fine settimana di maggio a ottobre. 200 gli appuntamenti in cartellone, quasi tutti in Appennino bolognese, lo sappiamo, riscoperta meta turistica già la scorsa estate dopo le restrizioni legate alla pandemia e che ha tanto da offrire in termini di natura, cultura ed enogastronomia, e 22 gli appuntamenti nel circondario emolese. La rassegna è stata fortemente potenziata da un punto di vista quantitativo e qualitativo. Abbiamo 30 comuni coinvolti, tutte le vallate della montagna, abbiamo collaborazioni significative come quella con Emil Banca o con appunto il gruppo ERA, però il metodo di Crinali rimane lo stesso, cioè scoprire i luoghi attraverso appunto il coinvolgimento delle guide professionali, delle guide ambientali che accompagnano i gruppi e che tali gruppi non sanno dove lungo questi tragitti incontreranno gli artisti, i musicisti. Però insomma fa un po' tremare i polsi pensare che avremo 400 artisti coinvolti, 200 eventi programmati, quindi è una programmazione veramente molto diffusa. Le valli del Savena, del Setta, del Sambro, del Reno, del Santerno, in tutti i luoghi, che si tratti di un luogo interessante da un punto di vista ambientale, un castagneto, una faggeta, o che sia un borgo storico, Crinali arriva in punta di piedi ed è un'occasione anche per ritornare poi a visitare questi luoghi, perché Crinali è un programma di turismo culturale. Noi vogliamo che attraverso gli eventi si conoscono i tesori dell'Appennino, che sono tanti ma non sono eclatanti. Noi non siamo, le Alpi con la grande montagna assoluta, abbiamo tante emergenze piccoline che se inanellate fra di loro diventano uno scrigno incredibile. È una rassegna che cercherà di svolgersi nei luoghi più affascinanti e anche nascosti del nostro Appennino e non solo, perché da quest'anno ci saranno anche il comune di San Lazzaro che partecipa, e Castiglione dei Pepoli con la Via della Lana e della Seta, Zola Jazz and Wine, quindi saranno veramente variegate le situazioni. Quello che posso dire è che è un festival musicalmente trasversale, naturalmente parlando di musica che è consona a un racconto all'interno di un bosco, tipo eccetera. La Regione, in questo secondo mandato del Presidente Bonaccini, vuole dare un'importanza speciale all'Appennino. Abbiamo addirittura un assessore delegato alla montagna e abbiamo individuato in tutte le province manifestazioni simili a Crinali, che è un evento meraviglioso, e quindi promuoveremo tutte queste iniziative assieme a Crinali, immaginando che nel tempo si possa creare forse il più grande festival diffuso d'Europa, può darsi. Cercheremo di fare qualcosa in questo senso. Gli eventi di Crinali sono gratuiti, ma è obbligatorio prenotarsi sul sito crinalibologna.it o sulla piattaforma Treksoft, anche perché il dono che questi personaggi vi regaleranno con la loro arte non è pensato per una moltitudine di persone, ma per pochi. E poi perché non partecipare al contest fotografico promosso dalla rivista Nelle Valli Bolognesi in collaborazione con Emil Banca. Il banco è veramente presente sul territorio. Quando noi diciamo che siamo una banca locale interessata allo sviluppo delle nostre comunità, credo che la dimostrazione vera sia quella di essere presenti su tutte le iniziative che nel nostro Appennino hanno questo obiettivo: fare conoscere le bellezze ambientali, turistiche, gastronomiche, che sono veramente molte, tante, e cercare di sviluppare anche la permanenza in questi ambienti, per me davvero e veramente molto belli. Mi piace ricordare che non c'è una iniziativa dove non siamo presenti. Credo che questo sia un dovere per il nostro istituto, che è fatto di persone per le persone, per mantenere la ricchezza nel territorio dove noi operiamo, e la dimostrazione vera è quella che non esiste iniziativa dove non c'è il nostro marchio. Secondo anno per Crinali e anche per l'iniziativa Estate in Appennino di Confcommercio Ascom in collaborazione con le guide di Confguide, che quest'anno è accolta nel cartellone complessivo della manifestazione.
due iniziative che hanno parlato lo stesso linguaggio, si sono rivolte con grande attenzione a dare la possibilità sia ai bolognesi ma anche ai non bolognesi, quindi ai turisti, quindi agli appassionati, di poter visitare il nostro Appennino, le bellezze che ci sono dal punto di vista monumentale, dal punto di vista artistico, dal punto di vista sportivo, culturale, ma anche enogastronomico, oltre che commerciale, tutto il nostro Appennino. L'anno scorso l'iniziativa è stata molto gradita, è andata molto bene, la riproponiamo con impegno anche quest'anno, cercando di garantire in tutto lo sviluppo dell'iniziativa sempre molta attenzione e anche molta sicurezza. E in un'estate in cui siamo orfani per la seconda volta del Porretta Soul Festival non mancheranno le iniziative a partire dal 21 di giugno e fino all'inverno, ma Ercole avrà sicuramente modo di raccontarvele. Anche Crinali ha preparato un tributo alla musica soul. Sono stato molto felice di sapere che la tappa di Porretta verrà dedicata al Porretta Soul Festival, ma poi mi sono accorto che addirittura l'hanno dedicata a me, quindi è troppo onore. Tra l'altro con Claudio Carboni, con Marco Tamarri, con Maver c'è una lunga conoscenza, una lunga militanza. Io sono debitore a tutti e tre di quello che hanno fatto per l'Appennino, per la musica e anche per il Porretta Soul Festival. Quindi grande onore questo tributo che faranno alla musica soul di Porretta.